Allora, mi chiamo Giuliano Milani e sono ricercatore di storia medievale alla Sapienza, Università di Roma. Mi è capitato di collaborare con questo istituto, ma soprattutto mi è capitato, mi capita e mi capiterà di leggere, utilizzare i testi, le edizioni, gli strumenti prodotti dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Si tratta di testi, edizioni, strumenti ritenuti particolarmente autorevoli e particolarmente affidabili da tanti studiosi. Per fare soltanto un esempio, se oggi qualcuno si interessa a sapere qualcosa, a fare una ricerca sulla vita di Dante Alighieri, può evidentemente andare a leggersi un'enciclopedia, può andare a leggersi uno dei tantissimi libri che sono stati scritti su questo argomento, ma se volesse capire su quale basi gli autori di quella enciclopedia o gli autori di quel libro hanno lavorato e quindi risalire alle fonti, difficilmente potrebbe evitare di utilizzare i testi e gli strumenti prodotti qui nell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Dovrebbe senz'altro, per esempio, accedere alla cronaca di Dino Compagni, un contemporaneo di Dante che ci dà molte informazioni su cosa si pensava a Firenze ai suoi tempi, e magari cercando di capire chi è Dino Compagni o qualche altro cronista potrebbe accedere al Repertorium Fonsium Historiae Medievi, questo repertorio prodotto in tanto tempo da questo istituto che ci dà informazioni, come dicevo, accertate, affidabili, condivise dagli studiosi sui vari personaggi, i vari testi dai quali possiamo attingere informazioni su ciò che è successo nel Medioevo. Per fare opere come queste servono molta attenzione, molte persone, perché non basta che la faccia una sola persona, ci vogliono tante altre persone che controllino il suo lavoro, molto tempo e delle risorse. I tagli che sono minacciati rischiano, colpendo l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, di impedire la produzione di questi testi, di questi strumenti, di queste edizioni. E chi studia un po' il Medioevo sa cosa succede poi quando si perdono dei riferimenti certi. Nel Medioevo, a causa del crollo delle istituzioni scolastiche romane, questi riferimenti si erano persi e molte persone ritenevano che Maometto fosse un vescovo cristiano scismatico o che Virgilio fosse un mago che era capace di andare all'inferno. Ecco, io non so cosa potrebbe succedere se si perdesse la possibilità di avere questi strumenti affidabili. Magari la gente potrebbe cominciare a dimenticarsi di quali sono i punti fermi su cui condurre un ragionamento. Qualcuno potrebbe cominciare a sostenere che Dante Alighieri non era quel certo personaggio vissuto a Firenze in quegli anni, ma farlo assomigliare sempre più a quel crociato muscoloso che si vede in un videogioco che oggi ha moltissimo successo. Oppure, più semplicemente, potrebbe cominciare a dimenticarsi e a perdere la possibilità di capire alcuni dettagli della sua vita, quando, come e perché, per esempio, fu bandito. Ecco, di fronte a una prospettiva come questa, sicuramente si comincerebbe a aprire delle dispute, delle grandi discussioni. E, come sappiamo, avendo studiato cosa succedeva nel Medioevo, ma purtroppo anche in molte altre epoche, in assenza di strumenti di riferimento certi e condivisi come questi, di solito in queste dispute non vince chi ha ragione, ma vince semplicemente chi è più forte. Grazie.